Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giusto Amica Parts e vivo ad Amsterdam. Scusate, sono di nuovo raffreddata, scusate la faccia, ma effettuerò il make-up con i prodotti che vi mostrerò in questo video. Quindi, questo sarà il video, questo è il video haul. Oddio, il microfono. Questo è il video haul e insomma nel video quello dove mi trucco e cioè vedrete in azione questi prodotti. Però allora il rossetto non è nuovo, è questo di Unearthly che devo dire in video no, si è scurito un po'. Eccolo qua, che diciamo appena messo non è così scuro, tipo una puntina più chiara. E invece mo se sta scuri. Vabbè, comunque non voglio tediarvi, soprattutto non voglio costringervi a vedere così tanto la mia faccia, così se ho trucco brutto, mamma mia, quella è brutta. E allora, io comincerei. Allora, prima cosa, sono tutte cose che io non avrei voluto assolutamente comprare, ma insomma, occasioni, situazioni, cose, e quindi mi sono ritrovata di nuovo a fare questo video. Però devo dire che mi sono contenuta un sacco, cioè molte volte ho detto no, no, Giusy, fermati, no, no. Altre volte ho detto, vabbè, però, cioè, capito, che fai? No, per forza. Ovviamente partiamo dai prodotti viso e poi all'ultimo vi mostrerò le palette, che per fortuna ce ne sono veramente poche, perché io mi sono proprio imposto, ho detto no, le palette basta, perché ne ho tante, perché sto cercando anzi di vendere quelle che non uso, non perché non mi piacciono, ma perché mi dispiace che stanno lì a prendere polvere, non va bene, e magari qualcun altro invece le usa meglio assai. Allora, Catrice che ha fatto una nuova collection che io devo dire avrei preso tutta perché cioè, mi piaceva tutto, mi piaceva il pack, mi piaceva tutto, tutto, tutto. E però ho preso solo due cose. Ho preso il Magic Skin Perfector, che ecco qua, questo qui, che di solito i primer di Catrice mi piacciono tutti perché sono leggeri, perché sono carini, sono sorto quelli idratanti, quelli che promettono di fare cose. Mi sono sempre piaciuti, non trovo più la monnezza, eccola qua. E quindi ho preso questo qua, ovviamente limited edition. E questo che cosa fa? Non lo so che cosa fa, ragazzi, lo scopriamo. È un primer illuminante, protettivo e perfezionante con ritardare, forse per ritardare l'invecchiamento. È grafico, qui c'è un problema. Primer, crema idratante, anti-rughe, wow, naturale luminosità, anti-inquinamento, antiossidante, minimizza i pori, uniforma l'incarnato, riduce le imperfezioni, protegge dai raggi UV, SPF 15. Studio su 30 donne con uso quotidiano. Di 28 giorni, effetto ottico. Vabbè, comunque io ti userò qualsiasi cosa tu, qualsiasi baggianata tu mi racconti. Allora, mettiamo qua. E questo è. Vabbè, non ho il raffreddore, quindi questo gesto è stato abbastanza. Però ha un bel profumo forte perché lo sento. Asciutto, beh, no, a me i primer di Catrice mi piacciono. Non colore, ma leggermente colorato, non appiccicoso. Non vedo l'ora di provarlo sulla faccia. Mi piace, cioè, io devo dire, guarda, cioè, mo ne tiro fuori un altro. Questo lo sto usando e mi piace di Catrice. Quest'altro pure, guarda, lo uso, mi piace. Cioè, a me pi piacciono molto i primer di Catrice. Ho detto, lo ridico, ok, della stessa linea. C'erano rossetti, matite, paletta e poi c'erano due blush. Io ho preso questo, ovviamente, il più scuro. Due blush perché io non ne ho abbastanza. Questo è blush highlighter C02. Ma lo devo aprire. Quella cosa fastidiosa è che ci mettono tutta roba appiccicoscoccia. Io di solito però tolgo tutto, questo mi era sfuggito.
e quindi lo andiamo ad aprire. Guardate quanto è carina! Cioè, allora io l'avrei preso anche solo per questa piccola parte qua, mi dispiace. Vabbè, allora, primer illuminante, come di sappiamo già che cosa esce fuori, no? Esce fuori comunque un blush sobrio, luminoso, che ho pensato fosse una buona idea per l'estate. Mo' vediamo se è carino o fa schifo, perché poi adesso qua sul... Però mi fa capire che non devo fare così, ma devo fare così, ecco. Altrimenti un po' il pigmento si perde. Speriamo, speriamo che non mi abbia fatto buttare i soldi, eh? Se no mi arrabbio. Però sembra molto carino. Ah, già si è asciugato. No, sembra molto carino. Sono già quasi contenta. Molto morbido. Non unto, non ha, però mi piace. Lo potrei mettere adesso, ma non lo farò. Potrei, ma non lo farò. E questo è quanto. Adesso, rimanendo in casa low cost, ma veramente low cost, non low cost come fanno queste che poi 15-16 euro a robo. No, allora, sono andata da Action, perché io ci vado per comprare, che ne so, i colori, le cose per la mia piccolina, i libri per disegnare, queste cose qui. E che faccio? Ultimamente butto anche l'occhio nel reparto make-up perché sono andati trend parecchi prodotti. C'ho ancora da provare la cipria che ho preso l'altra volta. Chi ha visto l'ultimo video haul lo sa. E adesso che non li ho aperti, ma perché ho preso questi due che sono andati super trend, hype, new wow, che sono il l'highlighter e il blush, ovviamente stile Charlotte Tilbury, perché Charlotte Tilbury la schifano tutti, però non si fa altro che copiarla. Allora, io ho, diciamo, tra tutti i copiazzoni, questo qua è quello che mi piace di più di Essence, che per me è pure meglio di quello di Charlotte. Però, insomma, io curiosa, ho detto, dai, cioè, costavano tipo 1,90 euro. Non lo so, ho detto che mi sto mettendo sulla faccia. Però, oh, cioè, come dire, ah, ovviamente, ecco. Ah, no, questo è il bronzer. Contour stick. Pensavo fosse illuminante. Pensa un po'. Ovviamente, non ho trovato colori, colorazioni. Non era indicato nulla sulle confezioni. E quindi ho pensato fosse un solo colore. Però ho pensato bene. Allora, questo è il contour. Vabbè, sembra più un bronzer. Però, porca paletta, e non puzza, ma vedi, Essence, solo tu fai le cose che puzzano di piedi. Comunque sono molto curiosa. E poi c'era il blush, ovviamente anche questo non c'era indicazione di colore, e quindi io sono andata un po' così a fiducia. Allora, devo dire che rispetto, e su questo cioè non può essere dupe, perché comunque quelli di Charlotte, anche quello di Essence, non sono così pigmentati da subito. Però questo mi sembra proprio un dupe. Che questo, aspetta, ti faccio vedere. Questo è proprio cioè è impercettibile la texture di questo qua. Questa è proprio bella. Allora, questo è luminoso. Questo no, di Essence. Quindi, e poi abbiamo quindi questi due, eccoli qua. Se vi capita andare da Action, questo è il brand, si chiama Fab Factory. Vedremo, vedremo, vedremo. Poi, che cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo qua? Poi ho preso il Fixing Spray di Max & More Cosmetics, sempre da Action. Assoluta. Good. Ok, okay, non puzza. Pochetto, un po' appiccichetto. Vediamo, vediamo. Che ho preso più? Ah, qui è stato, diciamo, un errore. Mi sono pentita subito dopo averlo fatto. Allora, io in realtà ero curiosa sui blush di questa linea di NYX.
Però su Bootyshop c'era tipo un'offerta e ho preso questo qua, che è la colorazione più chiara dei bronzer. Perché ho detto, se gli altri sono molto caldi, io prendo questo che è il più chiaro e avrò un tipo quello di Essence che uso, che è un color sabbia molto leggero. E allora, devo dire, al tatto sono veramente burrosi e quindi ci sta il nome Butter Melt Bronzer. E allora, l'unica cosa, eccolo qua, è che... Mi ricorda le polveri di Kiko, quindi sono molto burrose, molto ricche, e la colorazione è praticamente rosata. Quindi forse sicuramente è pensato per un incarnato chiarissimo, proprio di quelli, non lo so, molto 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 chiari che quando si abbronzano fanno quel rosato. È molto carina. Non so, adesso vedremo poi nel video dove faccio la base quanto si vedrà, però è bellino anche il... cioè bellino, non mi fa impazzire la forma così a mattonella, però è bellino, cioè bellino. Quanto costa? Non mi dico 10 euro, non è tanto comunque. Poi, cioè, qui ci sono due negozi che vendono insomma roba tipo acqua e sapone, no? Si chiamano Crowdvat Ethos. Ethos, oltre ad avere NYX, adesso anche Elf. E quindi, ragazzi, cioè, allora il primer verde non l'ho preso perché già ne ho due in uso. Ma visto che invece di questi ne ho 1, 2, 3, 4, 5 in uso, che fanno tutti la stessa cosa, ho preso anche lui, perché dicono sempre che questo è il migliore di tutti, è il migliore di tutti, è il migliore di tutti. Questo è il Halo Glow Liquid Filter Glow Booster for Radiant Skin. Ah, per me al momento il migliore è quello di Catrice, e quindi ho detto no, in questa gara chi vincerà? Io perdo di sicuro. Questo è il numero 2, perché il numero 1 non l'ho trovato. Il numero 2. E quindi sono molto curiosa. Chi vincerà? Secondo me, Studio UI. Tranne quello di Essence che puzza di piedi. E quindi... Mazza, questo si è asciugato bello, bello. Vabbè. Al momento sono soddisfatta di tutti i miei micro acquisti. Adesso andiamo sul pesante, diciamo così. Comunque non sono low cost queste due cose che vi faccio vedere adesso. Allora, uno è un fondotinta che ho preso in promozione con la festa della mamma. E ho usato anche i miei punti di Douglas. Ed è il fondotinta di Kylie Cosmetics, perché lo voglio introdurre. Ne ho sentito parlare, lo voglio introdurre nel mio kit e voglio un attimo provarlo su di me per capire quanto sia simile a quello di MAC che ho. E l'ho pagato 22 euro, usufruendo di tutte queste robe qui. La colorazione è il 2C e sono molto curiosa di provarlo. E quindi a prezzo pieno mi sa che sta sui 30. E poi Dulcis in fundo per me, perché io amo quest'uomo, made by Mitchell, ha creato questo balm concealer che lo puoi utilizzare ovviamente su tutta la faccia e non vedo l'ora anche lui di usarlo, però mi sa che ho preso un colore troppo chiaro, ho preso il BB2, non si capisce molto bene online. Ho preso il BB2 che sembra proprio, mamma mia, proprio bello bianchino e freddino, quindi speriamo che non mi ingrigisca, ma chi se ne frega, no? Diciamo già questo che ho sotto qua sta facendo, mi ingrigisce, che ho messo quello di Essence, Brighten Eyes, che deve finire, e quindi questa è la roba della base, giusto?
Giusto, c'ho altro, sto vedendo le carte che devo buttare, questo devo buttare. E adesso passiamo alla ciccia, ovvero le eyeshadow palette. Allora, ho comprato questa di Narimi, allora, su Healthy Look Store. Allora, Narimi purtroppo è un brand che mi piace molto adesso, perché ho provato quelle due, i matte mi piacciono tantissimo, gli shimmer pure. E quindi ho dovuto prendere anche lei. Purtroppo mi è arrivata smarmellata una cialda. Al che io ho scritto al signore Look Healthy Store e lui mi ha detto: vabbè, ricompatta, abbi pazienza, ma il brand è piccolo e eccolo qua. Però io ovviamente l'ho presa per i matte, che sono meravigliosi. Toccato il microfono. Allora, adesso vi faccio vedere i shimmer così per pura Madonna. Allora, mi sa che questo qua, sì, questo è duochrome, questo che mi è arrivato smarmellato. Forse anche aspetta, fammi vedere. Che è un dorato che è un po' dà nel marroncino. Questo se mi sto flashando, ma forse solo non questi due, boh, mi sembrano, vedete? Vabbè, comunque molto bello, molto bello, molto bello tutto. Eccole qua, andare qua, non si vede una fava. Comunque non vedo l'ora di usarla. Che fastidio, raga, che fastidio. Ah, niente, comunque, insomma, mi ha detto sta cosa, io ci sono rimasta male. Allora ho chiamato Alessia che, insomma, tramite il suo codice sconto del 18% ho acquistato questa cosa e gli ho detto: "Senti, ma questi sono stati molto non sono stati molto carini". E lei ha detto: "Ah, aspetta, adesso gli chiedo un po' di cose, secondo me li ha sgridati". Vabbè, comunque mi hanno fatto il risarcimento, sto pulendo nel frattempo, mi hanno fatto il risarcimento della cialda che si è rotta, che però, voi capite, cioè a me non è che mo, i 2 euro o 1 euro, non mi ricordo, insomma, quello è il problema è come tu mi rispondi, no? Allora, se io ti dico: "Oh, cavolo, guarda, l'ho aperta e mi si è rotta", se lui mi avesse detto: "Guarda, se vuoi, ti possiamo fare il coso della cialda", io avrei detto: "No, vabbè, ma 2 euro chi se ne frega". Però ecco, è proprio la coccola che uno cerca quando poi si creano dei rapporti con chi ti vende la roba e con chi poi tu, cioè, decidi di dare il tuo sudato denaro. Però vabbè, è andata così. Poi su Vinted, era un po' che non trovavo roba su Vinted, ho trovato di It's Bell Cosmetics, che è un altro indie brand americano che, insomma, o vai su Monolith o vai da Medjugorje a chiedere una grazia, vai in una palette, ho trovato questa. Allora, anche questa me l'ha venduta a poco perché, lo potete immaginare, perché gli è arrivata con queste tre cialde smarmellate, rotte. Allora lei mi ha detto: "Guarda, mi è arrivata così, però non l'ho usata proprio". E insomma, me l'ha venduta poco e ho detto: "Chi te manna?". No? Io quando, vabbè, raga, purtroppo io ho un debole per questo schema colori un po' così, un po' così, un po' così. Ah, oh, quanto è carina. Adesso vi faccio vedere, le cialde smarmellate sono veramente smarmellate. Secondo me gli è arrivata proprio distrutta. Queste tre. Questo è bellissimo. Peccato che non si vede, c'è tipo riflessi rosa, azzurro. Voi vedete solo la parte, ecco, rosa. Questa è proprio bella. Ah, questo è un classico giallo che, cioè, voglio dire, ma come ti ha fatto? E questo qua va bene. Invece quelli non smarmellati sono questo e questo. Questo ce l'ho in mille salse, quindi. E diciamo che al prezzo che l'ho pagata è stato proprio un buon acquisto.
E questo è fatto. Poi c'è una mosca. Sento un ronzio. Vabbè, è molto interessante. Ultima, non perché, ma perché questa è quella che mi fa battere di più il cuore. Raga, ce l'ho tra le mie mani la Skulls N' Roses Metallic Multichrome Eyeshadow Palette ed è stato un regalo della mia amica Alessia, che io ringrazio tantissimo perché è una palette meravigliosa, io la volevo tanto e purtroppo anch'essa è arrivata, sì, questo è insomma l'Haul Sfigaul, perché è arrivata anch'essa con una cialda smarmellata che io ho ripressato tra mille virgolette, cioè ci ho premuto sopra sperando, l'ho pulita, l'ho fatto così e niente, mi dispiace che un po' smarmellata, ma questa palette è bellissima. Ne abbiamo parlato nel video in cui la confrontavo le immagini con la Sugar Rock, e fatemi sapere se vi interessa, posso ancora confrontarle, anche se ripeto, la Sugar Rock non si trova, quindi, come dire, sicuramente farò un video su di lei, a parte che, Madonna, quanto è bella. Mi dispiace che queste palette sono così delicate, perché io, per esempio, me la porterei tantissimo. Che roba è sto coso? Me la porterei tantissimo in vacanza, ma non oso fargli fare un viaggio in aereo. Cioè, è molto pericoloso. Ma arriva veramente disintegrata, peccato. E vabbè. E niente, quindi l'haul finisce qui. Aspetta, volevo pulire le manine e swatcharvi almeno un paio di questi della Skull Roses. Ah, e del brand Kaima Cosmetics, che speriamo non faccia più palette, perché se ne fa un'altra bella così, voi capite che non va bene, non va bene. Madonna, no, vabbè. È difficile spiegare quanto è bella sta palette. Non voglio toccare le cialde smarmellate, raga. Scusate. No, vabbè. Come dire, è molto d'impatto, eh. Cioè, capisco. Capisco, però queste sono anche polveri un po' complicatine da usare. Ma no, questa se ne viene a pezzi, raga. Madonna, adesso sto. Ma che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah! Che cosa sei? Mio Dio! Oddio, è troppo bello! Ma questo se lo tocco sì. No, vabbè, raga. Oh, mio Dio, questo è bellissimo. Cioè, questo è un tramonto sul dito. No, vabbè. Ah! Ho smicchiato tutto. Ah, ho smicchiato tutto! No, no, è bellissimo. È bellissima, quindi come dire, io adesso ho tutto quello che devo avere, non mi serve nient'altro e non voglio nient'altro. Basta, basta, il mio sogno si è avverato, basta così. Adesso non compreremo più nulla. No, dai, cioè. Io penso di comunque che un miglioramento c'è, perché avrei preso molte più cose, quindi piano piano arriveremo al no buy totale. Piano piano, con molta pazienza, arriveremo al no buy. Fino ad allora ci godiamo queste robe qui. Aspetta, me la faccio rivedere. Basta, basta, piango. Allora, questa si trova su Monolith, sul sito di Kaima che sta in UK, penso ci sia dogana,
Questa invece non lo so, non si trova, ne sa. Non ho idea. Questa invece su Lucchetti, vabbè. Quel sito lì. E Mitchell su Boozy Shop, Kylie io Douglas, Elf, vabbè, lo trovate in mille siti. E questi di Action, dovete andare da Action. Il video finisce qui! E noi ci vediamo nel prossimo video dove io utilizzerò, comincio ad usare questi bei prodottini. Nel frattempo vi ringrazio, vi invito a scrivervi nel gruppo Telegram perché almeno ci facciamo due risatine. Si parla di make-up, di disagi e di quant'altro. E grazie di tutto, grazie per esserci, grazie per i commenti, grazie per vedere i miei video e niente. Ciao, mi raccomando, fate bene, ma non troppo, che la video è un mozzico. Capito?